Eccoci, allora cominciamo, andiamo su www.musictheory.net, ok? E ci troviamo in questa schermata, che è la schermata iniziale. Andiamo su Exercises, Note Identification, e siamo sull'esercizio. Ci comparirà una cosa molto strana come questo, un pentagramma con delle note. A questo punto andiamo sulla rotella in alto a destra e andiamo a customizzare l'esercizio, cioè a modificarlo e ad adattarlo alle nostre esigenze. Clefs lasciamo esattamente com'è, chiave di violino. Treble range, noi ci eserciteremo dal Do, quindi con la manina andate a spostare, fino al Do, quindi un'ottava, da Do a Do. Torniamo indietro con la freccina. Posizione, linee e spazi va benissimo così. Key signatures va bene 1. Note names, i nomi delle note, è preimpostato su lettere, quindi col sistema anglosassone. Noi dobbiamo scendere, scendere, scendere fino ad arrivare a solfege. Fixed Do Si, solfege, Fixed Do Si. Lo selezioniamo e torniamo indietro con la freccina. Poi andiamo avanti. Helpers? No. Accidentals? No. Note Filter? Attiviamo Note Filter. E subito sotto ci compare un'altra scritta. Note, Notes. Clicchiamo e ci compaiono tutte le note. Noi andiamo a disattivare tutte le note strane con questi simboli di fianco che sono i bemolle e i diesis e lasciamo selezionata solamente la colonna centrale con i suoni naturali Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Torniamo indietro con la freccina. Next question va benissimo, after audio, dovrebbe già essere così. Andiamo a vedere la challenge mode. Challenge mode è, diciamo, l'impostazione della modalità gara, ok? Time limit mettiamo 1 minuto. Question limit mettiamo 30 domande, eccole lì. E non selezioniamo i tentativi multipli, quindi non così ma così, quindi disattivato il tentativo multiplo. Torniamo indietro con la freccina. A questo punto clicchiamo sulla pagina o di nuovo sulla rotella come volete voi e ci compare questa schermata challenge mode. Start challenge, cominciamo a fare la nostra gara. Si comincia e a questo punto vi compaiono delle note. Qua su in alto avete i secondi che scorrono, quindi il countdown da 1 minuto al termine dell'esercizio. Qua avete le risposte giuste sul totale di quelle disponibili e la percentuale di risposte giuste. Questo è un Do, quindi io vado sulla scritta Do, clicco, sento il suono e vado avanti. 1 su 1. La, vado sul La e clicco. Re, vado sul Re e clicco. E si va avanti così per tutto l'esercizio, ok? Proviamo a fare un giro insieme. Per finire anzitempo la challenge, si va su End Challenge, dai 3 puntini. Qua intanto lui esulta perché ho fatto il nuovo punteggio più alto, 3 su 30, uno scempio, ma d'altronde era il primo, quindi è per forza quello migliore. Parto con Start Challenge e mi metto alla prova. Pronti? Via!